Oltre case e pari senza emozioni: 0-0 Soporifero. I biancoverdi non si schiodano e la partita scivola via copiosamente. Terzo pareggio consecutivo, quarto risultato utile. Ma resta la mano in bocca per come sono state gestite le ultime due gare casalinghe. Giovedì il ritorno di coppa con il Fasano. Infermeria piena e scelte obbligate per Cosma senza scarciglia, uscito malconcio nell'ultimo turno. Ne avrà per un mese il capitano Messapico. Il tecnico Salentino ripropone 4-4-2. Riezzo e Denitto da agire sugli esterni. Avanti il tandem Gennari De Pascalis. Arcadio parte dalla panchina, il pista non si è allenato in settimana al sesto punizione dal limite di Petrachi D'Adamo risponde con i pugni sulla cui ribattuta si fionda l'attaccante ospite che tenta un improbabile aggancio in aria la sfera si spegne sul fondo I Biancoverdi bussano al minuto 16 Gennari serve in profondità Riezzo che mette una palla tagliata in aria ma De Pascalis non ci arriva di un soffio al minuto 33 ancora il 7 manduriano su calcio di punizione deviazione di testa di Calò che non inquadra lo specchio Due minuti dopo sugli sviluppi di una punizione laterale, sempre Riezzo, si fa trovare pronto sulla ribattuta, l'intenzione c'è, la Miranò, no, calcia alto ancora un tentativo Messapico al 41 Gennari, lancia Massari con i giri giusti, ma il terzino scivola in aria, in prossimità della linea di fondo al 44 Gennari, calcia dai 30 metri su punizione, esposito va con i pugni e ripiega in corner. In avvio di ripresa Cosma inserisce Arcadio per Denitto, dirottando greco sulla corsia laterale. Al tredicesimo, l'occasione più importante proprio Arcadio calcia velocemente la punizione e suggerisce per Gennari il 10 di casa non imprime la giusta forza. Ed esposito fa buona guardia. Chance per gli ospiti al sedicesimo. Petraghi dai 25 metri, conclusione sporcata in angolo col brivido. Il Manduria risponde al ventesimo con Riezzo, che ignora De Pascalis in posizione favorevole e spara alto. Minuto 43 greco in versione assist man la corsa di Arcadio però lanciato in profondità viene stoppata dall'estremo difensore e ospite uscito fuori dall'aria con i tempi giusti termina 0 a 0 manduria piatto e poco incisivo le ultime due gare casalinghe avrebbero potuto dare delle indicazioni importanti in chiave playoff scalando in maniera considerevole la classifica nessuna notizia poi in sede di mercato serve un esterno o una seconda punta Marinotti e Caforio non sono stati sostituiti ed ora con l'assenza di Scarciglia non ci sono punte di ruolo in panchina ancora pochi giorni alla chiusura delle liste Arcadio e Greco dovrebbero restare in campo. Nuovamente giovedì, ritorno con il Fasano, nei quarti di Coppa. Buonasera mister Cosma, 0-0 in casa contro il Tricase. È stata una partita avara di emozioni, è un pareggio che vi soddisfa? <ride> Qualche occasione da gol l'abbiamo avuta con, con Piero, quella tu per tu al portiere. Purtroppo, se non facciamo gol, le partite non le vinceremo mai. C'è cioè, cioè, bisogno di far gol, e, bisogna buttarla dentro insomma, alla fine. Perché oggi l'Altezza ha retto bene, il Tricato non, non è mai arrivato in porta insomma, in maniera pulita. Non, non ho visto queste parate di Nico. Insomma. Però se hai... purtroppo non abbiamo avuto tantissime occasioni, no? come magari qualche altra volta abbiamo avuto quelle 4-5 occasioni. Oggi era una partita un po' spezzettata, falli sempre da una parte all'altra, insomma hai giocato poco, però quando hai quella palla gol, 1-2 devi far gol. E devi saper soffrire, tra virgolette, no? sono situazioni in cui non sempre hai la possibilità insomma, di arrivare 5-6 volte a supertù il portiere o diciamo, di creare insomma, tante situazioni. Insomma. Mister, il quarto risultato utile consecutivo, tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro punti, la sensazione però che oggi mancava Scarciglia, mancherà per un mese, la sensazione è che avanti la coperta sia un po' troppo corta, in sede di mercato si farà qualcosa oppure no? Va, su questa situazione qua bisogna un attimo parlare con la società, eh, onestamente l'assenza di Scarciglia può essere pesata, ma non perché Francesco sia meglio di, di De Pascalis, assolutamente no, la caratteristica di Francesco è quella di tenere un attimo più pallone, magari permette insomma, alla squadra di salire un pochettino di più, eh, De Pascalis magari ha un'altra caratteristica, insomma, mh, non penso insomma, che si debba insomma, il gruppo... Penso che sia questo e che resti questo, dire. Non, uh, questa è una domanda che dobbiamo girare al letto sportivo, però penso che insomma, eh, sia Greco che Arcadio dovrebbero anche rimanere, insomma, che c'erano dei dubbi, però adesso insomma, a quanto pare eh, siamo riusciti a trattenerli, insomma, che già è una, una cosa insomma, secondo me abbastanza importante. Domenica chiudete il girone d'andata in trasferta contro Lugiano, è una squadra che in casa riesce a fare diversi punti, quindi sarà una trasferta abbastanza ostica sulla carta. Sì, 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 io conosco il campo di Uggiano ed è un bruttissimo campo, tra virgolette è bruttissimo, ma anche deve essere bello o meno, è ostico, diciamo, mettiamola così, insomma. È un campo particolare dove se non entra insomma, concentrato rischia di poter non fare la partita Loro sono abituati a poter allenarsi su quel campo, insomma, quindi partono favoriti, però verosimilmente noi fuori casa forse giochiamo con un altro piglio. E con meno pressione, con più tranquillità faccio un attimo un passo indietro e torno al discorso del quarto risultato utile consecutivo l'anno scorso eravamo una squadra che non pareggiava mai che o vinceva o perdeva e quest'anno stiamo pareggiando tantissimo eh, io non, non penso che punti l'abbiamo persi oggi perlomeno mh, qualcosina in più si poteva pure fare però forse qualche punticino l'abbiamo perso prima eh, mi va bene il quarto risultato utile mi va bene questo mini girone insomma questo mini tour de force che c'è stato ne siamo usciti insomma forse ehm, diciamo con, queste, con le prime della classe abbiamo perso solo a Galatina se non ricordo male Dato positivo, sicuramente, certo c'è da lavorare eh, dire, in maniera intensa, mettiamola così: in questa settimana è stata una un particolare per tanti motivi. La eh, settimana prossima ci sarà la coppa, di nuovo, che ci disturberà. Abbiamo bisogno di stare sul campo, abbiamo bisogno di stare sul campo perché è una squadra giovane che commette degli errori in alcuni momenti, vedi Fasano secondo tempo domenica scorsa e che ha bisogno di essere sem sempre portata sulla retta via, i ragazzi si dedicano, non è che non si dedicano, però io sono sempre dell'idea che se non facciamo gol le partite non le vinciamo. Domenica ne abbiamo fatti due, domenica scorsa. Ma poi non ci siamo fatti raggiungere gli ultimi minuti. Oggi abbiamo avuto quelle due o tre palle gol, che forse sono pochine, no? però vanno sfruttate. Secondo me, insomma, no? Piero si è trovato per tutto il portiere, insomma, mh, poteva avere un esito diverso. però ripeto, è un punto, insomma, che alla fine muove la classifica. Mister giovedì 17, la coppa in casa contro il Fasano, proprio qui al Leonino Dimitri. Sarà importante fare gol perché l'andata finì 2-0 per una serie di episodi anche sfavorevoli, poi c'è stato anche il rigore sbagliato da parte di Piero Gennari. Sarà importante sbloccarla, l'avete fatto in casa proprio contro il Fasano in campionato per 2-0, però bisognerà stare attenti a non prendere gol per allungare quantomeno la partita oltre i 90 minuti. Guarda, io lo dico e lo ribadisco, i ragazzi lo sanno, mm, noi siamo una squadra che può avere dei limiti, ma i limiti sono nostri stessi, cioè intendo. Delle volte siamo noi ad, avere, ad essere da ostacolo no? Come dire, alla, alla, a noi stessi. Abbiamo dimostrato che eh, ce la giochiamo su tutti i campi contro qualsiasi squadra, non abbiamo timore di reverenziare verso nessuno. A Fasano c'è stato il rammarico grosso di aver sbagliato il rigore, quanto di aver preso un palo, anzi due pali, eh, di aver avuto diverse palle-gol. No? Aver... Loro sono stati cinici ad avere due palle-gol a sfruttare quella situazione. Sono una grande squadra, non si mette in dubbio, gli tre quarti sanno giocare bene a calcio, quelli loro due sono molto bravi. E noi cercheremo in tutti i modi di ribaltarla. Ma attacco alla Cabala, e dico che con il Fragagnano l'anno scorso abbiamo perso 2-0 là, abbiamo ribaltato 2-0 qua, poi abbiamo ben persi a rigore, insomma. Noi ce la giochiamo sicuramente. Non abbiamo timori riverenziali, ripeto, verso nessuno. Insomma, in Tricase è una buona squadra, l'ha fatto vedere, insomma, alla fine è un punto sopra di noi, se non sbaglio. Sì. Dire, però su tutti i campi ci giochiamo, Giovedì cercheremo di fare il massimo. Con la speranza di poter insomma, eventualmente, poi sono partite particolari in cui fare un gol cambia tutto, prenderlo cambia tutto. Insomma, cercheremo di fare il massimo. Noi cerchiamo di prenderci la qualificazione. Se ci riusciamo, ben venga. Grazie mille a Mister Cosma. Mister Brana, buonasera. 0-0. Un pareggio qui a Manduria è un pareggio importante. Voi state però facendo un campionato non indifferente. Avete diversi giocatori giovani, ho visto una serie di 98 in lista. Sì, secondo me il risultato è giustissimo. Sia da una parte che dall'altra. Noi forse abbiamo interpretato meglio il primo tempo, qualche situazione punizione, situazioni di caos dove abbiamo sfruttato o non abbiamo sfruttato benissimo. E però sapevamo che venivamo su un campo difficile. Domine, domenica scorsa vincevate, vinceva 2-0 contro il Fasano pareggiato oppure che è andata a Pareggiata Vietrana, quindi una squadra quadratissima. Noi dalla nostra stiamo facendo un'ottima al di là del campionato, stiamo valorizzando un progetto che sta andando avanti alla grande, con uh, la partita è finita con 4-98 tutti i gente di, di Tricase e poi l'innesto giusto sia di domenica scorsa di Esposito e di, di Citto ha migliorato la nostra fase difensiva. Solo che poi quando ti manca... Come al Manduria, a Scalciglia, noi il Roberto si vede poi perché Roberto alla fine ha otto reti e finalizza tutto quello che di buono facciamo in campo. Mister, avete fatto comunque una buona partita, certo è stata avara di emozioni da una parte e dall'altra, quindi giustamente tu hai ribadito il pari e quello che ci aspettavamo alla fine dei 90 minuti. L'obiettivo del Tricase qual è? Ora restate agganciati al treno playoff ma avete intenzione di fare il salto di categoria o quantomeno di provarci? Noi giochiamo partita dopo partita, all'inizio quando siamo partiti eravamo solo tutti 98 con 2-3, poi, poi con tutti i giocatori che, con i quali ho avuto a che fare negli anni, mi stanno dando una mano, però il nostro obiettivo è la salvezza, poi quello che esce esce. Grazie mille a Mr. Branà. Ciao. Erario, buonasera, è stata una partita soporifera, ci si aspettava un altro Manduria forse con un altro piglio per cercare di tornare nuovamente alla vittoria. E eh, sì. Eh, serviva qualcosa in più, specialmente sotto porta, forse, eh, perché comunque abbiamo giocato, abbiamo creato, siamo arrivati in porta a di differenza loro. però eh, siamo abbastanza sfortunati, secondo me, sotto porta. Ecco. Oggi mancava Scarciglia, c'erano diversi assenti di Stradis, e dei Gaetani, la, la lista è abbastanza lunga, e forse qualcosa in sede di mercato bisognerebbe farla, non è la domanda più opportuna a te, però avanti la coperta è abbastanza corta, non c'erano i ricambi a partita in corso, questo è un tema che sarà affrontato sicuramente successivamente, però domenica andate ad Dugiano e chiudete il girone d'andata, ti aspettavi forse qualche punto in più? Beh considerata la squadra a differenza dell'anno scorso sì qualcosa in più me la sarei aspettata però eh, il problema, il discorso è che, è che stiamo lavorando bene e stiamo facendo bene ripeto a differenza dell'anno scorso eh, i fatti sul campo si vedono creiamo molto di più, arriviamo di più in porta però riusciamo di meno a, a concretizzare avanti secondo me in nessun reparto serve niente perché la squadra è completa e ha dimostrato che quando non c'è un, un giocatore il suo sostituto è sempre all'altezza e si fa trovare sempre pronto per cui io non vedo nessuna coperta corta da nessuna parte in questa squadra. Grazie a Giuseppe Rario, buona serata.